No, guardi, non... ho litigato con... non è il mio fidanzato, con il compagno che mi sta frequentando. Abbiamo litigato, lui si è incazzato e mi ha legato. Questo però è un problema, eh. Beh, certo che è un problema. Cos'è un problema? Che io la devo slegare così. Ma io volevo chiamare i carabinieri, ma poi scrivo la Gregoraci, ma su tutti i giornali. E io dovrei contattare però chi mi ha chiamato, come facciamo? Sì, lo chiami. Sì, lo chiami assolutamente. C'è qualcuno in casa? No, sono da sola. E lui se n'è andato. Mi ha detto ti leggo perché così non scappi da nessuna parte. Cioè, allucinante. E se lui arriva mentre io sono qui mi tocca ammazzarlo però. Beh, non esageriamo. Voglio chiamare i carabinieri e denunciarlo per questa cosa. Sì. Io devo chiamarli perché io sono qui e non voglio grane, eh. No, mi dimmi prima. Non posso, no. Ma chiami dopo i carabinieri, ti voglio chiamare pure io, perché domani sono tutti i giornali, la Gregoraci incatenata da un Io! Ma lei è l'attrice? Ma non mi ha mai visto in televisione? No, non ci ho mai fatto caso. La Gregoraci di nome? Eh! Il nome? Sì, Elisabetta, sono io. Elisabetta Gregoraci. Silvio sta cercando su internet Elisabetta Gregoraci e trova delle foto che confermano che quella che hanno davanti incatenata ad un termosifone è proprio lei. Oh, così, veramente lei. Io sono in un appartamento e lavoro in un mandato, c'è Elisabetta Gregoraci. No, non l'ho vista. Cosa devo fare? Così mi dice di sbagliata. Senti, se vuoi faccio io la videochiamata. Sì, te lo giuro, così cosa devo fare? È legata con le catene, con le manette. Non fa parlare questo capo, scusi. Te lo giuro, sono con Elisabetta Gregoraci, legata.